Dopo la pausa estiva, si fa per dire, eccoci tornati con le pilette del mese, cioè i libri che vorrei leggere nel mese di settembre. Vi preannuncio già che sto girando questo video il 12 di agosto perché poi parto e quindi sarà impossibile girarlo prima di quando avrebbe senso farlo uscire, per cui può darsi che ovviamente le cose cambino in corsa, che ci siano degli inserimenti, eccetera, però ho talmente il programma serrato che mi viene difficile pensare che potrò inserire altri libri. Potrebbero esserci delle modifiche, ma staremo a vedere. Tra l'altro, non essendo qui, dubito di riuscire a cambiare programmi, ma non si sa mai. Qua di fianco a me è appena salito sul tavolo Moritz, quindi spero che non causi delle turbolenze, vero? Eh? Voi non lo vedete, ma è qui per davvero. Dunque, partiamo con un libro che è un gran mattonazzo e che dovrò leggere assolutamente entro il 19 di settembre perché poi ci incontriamo col gruppo di lettura. Questo è il libro che è stato selezionato per il gruppo di lettura della libreria che frequento, la Ellis Book di Via Losanna, che dovremmo appunto aver letto per la data in questione. Io intanto l'ho prestato a mia madre che l'ha letto. Ma non è rimasta entusiasta e anche chi lo sta leggendo del gruppo di lettura esprime delle considerazioni non entusiastiche. Dicono tutti un libro bello, ma forse un po' troppo lungo, troppo prolisso, si è dilungata. Il libro è impaginato così: Alexandra Lapierre è abbastanza famosa per le sue biografie di donne, tutto sommato con una certa influenza nella storia, ma al giorno d'oggi un po' dimenticate. Quindi lei, che era la moglie del famoso romanziere Robert Louis, sicuramente merita un posto nella storia in qualche modo perché pare che lei lo abbia influenzato tantissimo. Lui è uno dei miei autori del cuore e quindi sono davvero molto contenta di poter leggere e scoprire chi era lei. Mi interessa da un punto di vista letterario, poi non so se o più che altro di conoscenza, poi non so se appunto sarà scritto bene o se invece appunto ha dei difetti da un punto di vista letterario, però mi interessa proprio lei. Poi invece veniamo a due titoli che ho inserito e che fanno parte dello scaffale strabordante. Il TBR dello scaffale strabordante io l'ho sistemata per tutto l'anno in realtà e quindi quando ho fatto l'elenco dei libri ho sistemato due libri per mese per tutto l'anno. Poi in realtà ho fatto anche dei cambi, delle variazioni, però questi sono davvero i due libri che mi ero ripromessa di leggere a settembre, che sono un libro sempre bello un po' impegnativo. Se pensiamo che devo leggere anche questo, che è Tradite di Reine Arcace Melvin, se si pronuncia così, lei è un'autrice delle Filippine. Questo è un libro che mi era stato regalato 2 anni fa a Natale dal gruppo Piano B di Goodreads. Avevamo fatto una sorta di Secret Santa e quindi la persona che ha spedito il regalo a me, che è una persona che conosco da tanto perché eravamo sullo stesso gruppo anche su Anobi e più volte in realtà siamo state accoppiate durante questi Secret Santa perché non siamo mai una grande folla, siamo sempre una decina di persone, quindi può capitare che le persone si ripropongano e mi aveva regalato anche in quello stesso pacco leggere Lolita Teheran e questo che diceva mi incuriosisce molto ed è una storia ovviamente di donne impaginata così che mi sembra un po' mignon, per fortuna l'interlinea non è delle peggiori. Non so molto, mi ricordo che quando lo avevo visto pubblicato a suo tempo aveva suscitato la mia curiosità. Adesso mi sono un po' dimenticata, ma sono contenta di essermi dimenticata di cosa tratta perché sarà una scoperta da pagina 1 in poi. Tra l'altro, noi a suo tempo avevamo fatto sempre con quelli di Piano B una sorta di, chiamiamolo torneo, ma non era proprio un torneo. Avevamo raccolto dei pareri su dei libri di letteratura asiatica e quindi c'era anche la pagina delle Filippine. Questo libro era stato menzionato, ma nessuno lo aveva ancora letto. Non so se qualcuno lo ha letto nel frattempo. Quindi io lo leggerò e poi sicuramente ne parlerò anche in quel gruppo per ravvivare un po' quella parte che ovviamente aveva avuto molto spolvero quando avevamo cominciato l'iniziativa. Poi, pian piano, quando abbiamo finito, ognuno aveva detto la sua.
è un po' caduta nel dimenticatoio, ma secondo me vale la pena di tanto in tanto di ravvivarla e di raccontare i libri che abbiamo letto e se li consigliamo agli altri lettori, perché questo è un po' il senso. L'altro libro che mi ero messa nella lista per settembre è un grande ritorno e sono contenta, anche qui è un regalo che mi aveva fatto mia madre forse nel 2021 e stiamo parlando di Vincoli di Kent Aruff, di cui avevo letto la trilogia della pianura e Le nostre anime di notte, mi era piaciuto tutto tantissimo, quindi sono iper contenta di tornare a quest'autore e poi ho anche sulla strada di casa, la strada di casa, da qualche parte in casa, comunque tutto ciò che Nen ha pubblicato di quest'autore io ce l'ho e quindi leggerò adesso questo quest'anno, poi vedremo quando arriverà il momento di leggere l'ultimo libro di Kent Aruff che sta in questa casa e che è stato pubblicato in Italia a quanto ne so. Dentro è impaginato in questo modo qui e come vedete è un libro un po' più alla mia portata, nel senso che è di quei libri che dice il mio amico infilo in borsa e porto in ufficio, quindi questo sicuramente verrà in ufficio con me, mentre questo rimarrà a casa e verrà letto la sera quando prima di andare a dormire e magari al pomeriggio se torno non troppo tardi. Quindi queste due saranno due delle prime letture che farò e poi invece arriverà Tradite. Ultimo libro del mio programma di lettura, non proprio però diciamo ultimo, In viaggio con la zia di Graham Greene. Ho proprio voglia di leggere un Graham Greene e questo me lo ha regalato Valentina quando ci siamo conosciute a testo, quindi grazie Valentina, perché tra l'altro è il libro di Graham Greene al momento che mi ispira di più. Questa è un'edizione Mondadori che non è più in commercio, ma lo stesso titolo si trova in Sellerio, quindi è facilmente reperibile. Nel momento in cui io sto girando questo video è scontato del 20%, ma ahimè la promozione sarà finita nel momento in cui sarà pubblicato. Spero che ne abbiate approfittato. Dentro è impaginato così, ve lo dico casomai lo aveste in casa o in qualche libreria dei genitori, dei parenti, degli amici, perché alla fine questo credo che fosse degli anni 90. Vediamo un po' se trovo l'anno di pubblicazione. Sì, Scrittori moderni, agosto 1999. E quindi effettivamente ci avevo azzeccato, non è così vecchio da non poter essere reperito in una libreria di casa di qualcuno che comprava libri anche 25 anni fa, insomma. E quindi questo ci terrei tanto a leggerlo proprio perché ho, tra l'altro, ho tanti libri di Graham Greene in casa e anche negli e-reader, quindi sarà il caso di tornare a lui, visto che li raccolgo poi non li leggo, non ha molto senso. E poi veniamo giustamente per concludere questa piletta, che è, mi sembra di tutto rispetto, allo scaffale africano. Quindi torniamo finalmente a leggere autori africani e ripartiamo dall'antologia, dove sono arrivata ad un nuovo capitolo che è Le speranze tradite delle indipendenze, che è un capitolo introduttivo di 3 pagine e poi si parla di Bessie Head, che è un'autrice ugandese con una storia difficile alle spalle. Di qui c'è un racconto o comunque forse un estratto da uno dei suoi romanzi, brevissimo perché sono 3 pagine, ma ho visto che in biblioteca è possibile reperire Una questione di potere, che è stato pubblicato mi sembra nel 94, nel 97, comunque è fuori catalogo da un bel pezzo, ma se volete leggerlo con me, giù in info box trovate il link per aggiungervi al gruppo Telegram dello scaffale africano e magari potete provare anche voi a cercare nelle biblioteche della vostra zona. Io lo troverò col prestito interbibliotecario, quindi riuscirò a procurarmelo in questo modo, perché non è disponibile né in commercio né in ebook, però evviva le biblioteche che ci danno la possibilità di reperire anche questi libri che altrimenti sarebbero introvabili. In biblioteca c'era anche un altro libro disponibile di Bessie Head, che era una raccolta di racconti, ma vorrei dare spazio al suo romanzo. Questi titoli sono gli unici 2 disponibili a Milano. Se appunto volete aggregarvi, se trovate qualcos'altro, è sempre ben
accetto anche se leggete un altro titolo, perché in qualche modo completa la lettura per tutti. So che non è facile perché appunto sono libri che non si trovano, ma non si sa mai. Questi sono tutti i libri che vorrei leggere nel mese di settembre, che dovrebbe essere leggermente più libero degli altri di tutto l'anno, perché ancora non avrò ricominciato la piscina, però staremo a vedere quale sarà il carico di lavoro che mi attende a settembre in ufficio. Spero di non dover cominciare da subito a fare tardi e di potermi dedicare alla lettura nei momenti liberi. Raccontatemi voi se avete in programma qualcosa per settembre, se conoscete qualcuno di questi libri, se li avete letti, se avete intenzione di leggerli, se volete leggerli insieme a me, naturalmente fatevi vivi sotto nei commenti e ci organizziamo. Io vi saluto perché questa volta finalmente non ho esagerato, mi sembra, con le letture che vorrei fare. Noi ci rivediamo lunedì prossimo per parlare ancora di libri e nel frattempo buone letture a tutti!